Qui 25 aprile, con noi Alex Bazzigalupi, questa volta non gli ho portato buono, un 3-1 che è figlio soprattutto dell'atteggiamento che avete avuto a inizio partita, un po' pauroso. Come mai, anche perché conoscendoti non mi sembri uno che abbia paura di nulla? Guarda, intanto io spero sempre di vederti, perché a me della fortuna non me ne frega veramente niente, e sono stato abbastanza onesto in dire questo. Potevo anche dire un francesismo, ma per me non esiste la sfortuna, non esiste. Noi oggi non siamo entrati in campo all'inizio, o perlomeno siamo entrati in campo senza quella verve che ci contraddistingue. Sicuramente siamo partiti molto giovani, ma devo dirti chi c'è, gioca chi c'è, quindi non vado a ricercare nessuna colpa nei ragazzi, anzi i ragazzi sono stati stratosferici. Sicuramente loro hanno un po' più peso, sia in mezzo che davanti, e un po' si è sentito. Devo dirti che però non ho visto questa gran partita loro e questa partita nostra disarmante. Secondo me è giusto il risultato, però devo dirti la verità, noi sicuramente potevamo fare di più. Tanti giovani, ma non è certa colpa loro se non avete fatto meglio. E che cosa dirai martedì ai tuoi ragazzi? Su che tasto toccherai il commento, la partita, l'analisi che farai? Vabbè, intanto è lunedì e non martedì, e poi porto le paste perché giovedì è il mio compleanno, non c'ero, e quindi lunedì porto le paste. Ah, porti le paste, però loro non ti hanno fatto un regalo. Pazienza, me lo faranno, noi lo sai come la penso, noi dobbiamo salvarci, quindi tutto quello che viene più è oro colato. Noi eravamo lassù in cima, oltre ogni rosea aspettativa. Oggi abbiamo dimostrato di poter stare in campo, ti ripeto, io il 3-1 non lo vedo così allarmante, soprattutto perché è nel modo in cui è venuto, perché non è stata una partita dove siamo stati dominati, anzi forse la palla l'abbiamo forse tenuta più noi che loro, quindi ti dico non è... Poi va bene, hanno avuto un'occasione con Lasero, hanno avuto un'altra occasione mi sembra con Dio, è vero, noi abbiamo preso un palo sul 2-0 che poteva cambiare la partita, ma i sei man nel calcio non esistono, abbiamo perso, la mettiamo in saccoccia, esperienza, a testa la Voltresa. Chi vince prende i punti, chi perde impara. Noi abbiamo imparato qualcosa, cioè abbiamo imparato che non dobbiamo avere paura di nessuno. Ok. Rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Grazie mille Alex, e allora ancora auguri. Lunedì allora mi presento, pigliane 3 di più pasta. Porto la Coca-Cola allora. Okay. Ok, ciao. Ciao.